Le immagini parlano da sole, insomma, cioè non si distinguono più le vie, le case. Voi siete un gruppo di volontari, siete affiliati a qualche associazione? Volontari. Volontari, quindi non siete coordinati? No, siamo venuti qua, abbiamo detto che possiamo fare e ci siamo aggregati. Stamattina sono passati sia i cani e abbiamo fatto la ricerca strumentale. La stiamo ripetendo perché attualmente ci stiamo rendendo conto che ci sono vari piani uno sopra l'altro. Dall'altra parte abbiamo tirato un cane che stava sotto, vivo fortunatamente, e qui adesso dobbiamo prendere la decisione perché ritorneremo a scavare fino a quando non riescono. Si dice che ci sono due persone. Sono state ritrasportate delle unità cinofile da Macerie, che sono arrivate dalla Valle d'Aosta, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte, dalla Friuli Venezia Giulia e dalla Calabria. Il cane, come naso naturale in questi casi, è l'unica chance che abbiamo velocemente di reperire l'odore umano sotto. Il problema è che qui abbiamo, come potete vedere, molti metri di macerie. Si scava praticamente a mani? Si scava a mani e i tempi sono estremamente lunghi. C'è il problema anche di chi non è attrezzato, vuole dare una mano e magari rischia a sua volta. Un grande problema, sarebbe opportuno che all'interno delle zone di lavoro sia presente soltanto personale in grado di gestire la situazione, anche perché non soltanto la movimentazione è estremamente complessa, ma c'è anche da dire che c'è un rischio oggettivo e reale di scosse come quella che è venuta poco fa. Ulteriori crolli. Ulteriori crolli e quindi ulteriori problemi. Questo era un abitato abitato da pochissime persone, però durante il periodo estivo è ovvio che sì, le case si riempiono di turisti, quindi in questa fase, primo giorno, non siamo assolutamente in grado di dire quante persone possono essere ancora sotto.